Buonasera, buonasera, brava gente, come va? Vedete stasera? Stasera? Eccoci qua, brava gente, eccoci qua. E allora, stiamo a Roma, siamo nel cuore di Roma. La giornata che ci accingiamo a vivere è una giornata molto importante. Non solo è venerdì, ma è la giornata della memoria. Della memoria, memoria della Shoah. Memoria di persone che sono state distrutte, uccise dalla furia dell'odio. E perché sono venuto qui stasera, brava gente? Perché là sopra c'è la statua di San Michele Arcangelo, la vedete? E il Papa che fece costruire Castel Sant'Angelo volle come segno di vittoria quella statua issata, perché l'aveva aiutata a vincere il male. E in questo, su questo ponte ci sono degli angeli, guardate, brava gente, se vi ricordate in cammino noi facemmo la tappa su Roma, il programma che andò in onda su Rai 3, hanno in mano, vedete qui il panno della Veronica, poi c'è i chiodi della Passione, qui davanti a me vedete l'angelo ha la corona di spine, ci hanno il ricordo della Passione del Signore Gesù. Un signore che muore per vincere l'odio con l'amore, brava gente. E San Massimiliano Kolbe, domani lo faremo proprio da casa Kolbe, ecco, muore ucciso ad Auschwitz per sostituire un papà di famiglia e il motto della sua vita è solo l'amore crea, l'odio distrugge, brava gente. Solo l'amore crea, l'odio distrugge. E allora è con questo spirito che ascoltiamo il Vangelo. Vi ricordo subitissimo i due appuntamenti. Domani dalle 10 una diretta che sarà anche su Repubblica, su Ansa.it, sul Corriere, sulla Nazione, su Huffington Post, insomma su molti quotidiani nazionali e anche sulla nostra pagina, brava gente. E poi domenica alle 17 la Santa Messa. Ecco, dopo questo ricordo dei due appuntamenti, brava gente, andiamo al motivo del nostro stare insieme, invocando proprio San Michele. San Michele, aiutaci ad ascoltare la parola e fa sì che questa parola diventi la nostra vittoria sul male, brava gente. Ma ascoltiamo. In quel tempo Gesù diceva alla folla: così è il regno di Dio, come un uomo che getta il seme sul terreno, dorme o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce, come egli stesso non lo sa. Il terreno produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga, e quando il frutto è maturo, subito egli manda la falce perché è arrivata la mietitura. Diceva: a che cosa possiamo paragonare il regno di Dio? E con quale parabola possiamo descriverlo? È come un granello di senape che quando viene seminato sul terreno è il più piccolo di tutti i semi che sono sul terreno, ma quando viene seminato cresce e diventa un grande, più grande di tutte le piante dell'orto, e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua ombra. Con molte parabole dello stesso genere annunciava la parola, come potevano intendere. Senza parabole non parlava loro, ma in privato ai suoi discepoli spiegava ogni cosa. Eccoci qua, brava gente, allora. Che cosa ci vuole dire stasera il Signore? Vedete, il tema, il grande tema della lotta tra il bene e il male, brava gente. Io credo che stasera il Signore ci possa dire: tu fa il bene. E il bene in questo mare di cattiveria, in questo mare
di odio, in questo mare di guerre, in questo mare di gente che non che pensa che la sopraffazione è l'unica arma. E il Signore ci dice: metti il tuo seme di bontà, metti il tuo seme di bontà e non aver timore, e vedrai che questo seme, piccolo piccolo che sia, forse il più piccolo, il seme di bontà, di fronte a tutte le cose che ti circondano, ma tu vedrai che quel seme lentamente crescerà, diventerà una pianta. Ecco, il regno di Dio è questo, brava gente, e ogni volta che viviamo il bene, noi piantiamo, immettiamo nel terreno un seme di bontà, un seme di bontà, il seme di Dio, se volete, il cuore di Dio, brava gente, vedete, abbiamo fatto un piccolo giro, da lì siamo partiti per Ponte, oddio, ma un lapsus freudiano, brava gente, abbiamo attraversato Ponte Sant'Angelo, girando, e la sorpresa davanti a noi, San Pietro, la sede del Papa. Questo Papa che ci ricorda con i suoi gesti, con la sua semplicità, con la sua essenzialità, permettetemi di dire anche con il suo essere francescano, il suo nome Francesco, che ci dice: non vi scoraggiate, continuate a fare il bene. E quel bene, nel nome del Vangelo, è immettere il regno di Dio. Questo regno di Dio che poi, quando facciamo il bene, brava gente, gli uccelli si vengono a posare sui nostri rami, fanno i nidi, è bellissima questa immagine. E questo Signore che prende a prestito la vita quotidiana, un chicco di grano, un piccolo seme di senape, no? Che poi è il più piccolo di tutti. E il Signore davvero è grande, davvero è grande, brava gente. E ci dice, vedi che il tuo piccolo sia Dio, il tuo piccolo sia il bene, non è infruttuoso, non è che non vale niente, vale moltissimo, vale moltissimo. E allora, brava gente, voi siete il bene e valete moltissimo, valete moltissimo, brava gente, ma ve lo dite che valete agli occhi di Dio, quanto questo Dio ci ricorda. Voi vedete i campi che sono così belli, ma voi siete ancora più preziosi, vedete Dio che si preoccupa di tutto e si preoccuperà voi che non si preoccupi di te, eccoci qua, brava gente, questo è il regno di Dio, sapere che noi siamo la preoccupazione di Dio, noi siamo la preoccupazione di Dio, Dio è preoccupato per noi e ci vuole persone, uomini, donne, giovani che fanno il bene. Va bene? Andiamo avanti allora? Andiamo avanti? Forti, forti, forti. Adesso torniamo e attraversiamo di nuovo questo ponte, che è un ponte storico importante qui a Roma, è descritto anche da Dante nella Divina Commedia, diceva che per il giubileo qui, per il primo giubileo della storia, dovettero fare praticamente un senso di marcia, perché talmente era tanta la gente che arrivava qui ai piedi della tomba di Pietro, va bene? Ricordiamo, brava gente, tutte le vittime della Shoah, domani Edith Brooke, Dacia Maraini, poi ci saranno anche altri tantissimi giornalisti, deporranno una corona nella cella di Padre Colbe. E com'è il motto di Padre Colbe? Lo ricordate? Di San Massimiliano Colbe, che Giovanni Paolo II volle patrono di questo difficile secolo. Vi ricordate com'è? Dai, scrivetelo, stavolta non lo ripeto, lo dovete ricordare voi, brava gente, Lo ricordate allora? Sì o no? Come questo motto? Allora voglio vederlo, nei commenti. Io l'ho detto all'inizio, ma non lo ripeto. Così se qualcuno non se lo ricorda, lo va a risentire e poi lo immette nel suo cuore. Va bene?
Allora, brava gente, buona serata, brava gente, per chi si affaccia domani, buona giornata. L'appuntamento è domenica alle 17 per la Santa Messa. Poi lunedì sera una grande sorpresa, ma metterò il manifesto perché faremo una bella chiacchierata con una grande giornalista. Man mano vi dirò le cose. Andiamo avanti, vedete quello che corre avanti è il mio nipotino che stasera mi è venuto a trovare. Francesco, saluta. Francesco, come si saluta? Ciao. No, com'è? Buongiorno, brava gente. Ecco qua, ecco qua. No, vuol dire buongiorno, si sta bene perché molte persone si affacciano domani mattina. E allora, quindi per loro che... buongiorno, brava gente. A posto? Sì. Avanti, avanti. Ciao. Ciao. Eccoci qua, eccoci qua, eccoci qua. Allora, vado ai saluti, vado agli auguri. Eccoci qua. Concetta vorrebbe gli auguri di buon onomastico per la sorella Elvira. Concetta, ogni bene, forte, forte. Sono coperto, non vi preoccupate, sto coperto. Rossanna vorrebbe gli auguri per il marito Giovanni, 74 anni, e per Antonello e la figlia, che compiono 48 e 47 anni. Ogni bene, allora triplice compleanno, Un abbraccione a tutti voi, brava gente. Poi Dina vorrebbe gli auguri per il figlio Andrea, 34 anni. Andrea forte, E poi Anna Maria Zoccolini, spero di aver pronunciato bene il cognome, ci chiede la preghiera e la ricordo per alcune situazioni particolari. Coraggio, coraggio Anna Maria. Brava gente, se mi dimentico qualcosa mi riscrivete, Enzo Chiocciola, buongiorno brava gente. E ci vediamo, Notte, notte, brava gente, e buona giornata per chi si affaccia in questo nuovo giorno, ok? Forti, forti. Eccoci qua, che amore sei piccolo, Francesco, ce l'avevano con te, Ecco qua, vi lascio con questa bellissima immagine, con questa bellissima veduta di Roma. Venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, cantare.